della manina. Asia ha 17 anni, vive a Bergamo ed è fidanzata da un anno e mezzo con Wallace, un ragazzo di 24 anni di origini brasiliane. Insieme si preparano all'arrivo del piccolo Evan. Due mani così e lo tieni. Un mese fa Asia si è trasferita a casa dei genitori di Wallace per condividere con lui le ultime settimane della gravidanza. Ma la giovane coppia ha in mente altro per il proprio futuro. Adesso li fai vedere piano piano. Con l'aiuto dei genitori hanno preso una casa in affitto e hanno iniziato a sistemarla. Tutto dovrà essere pronto per la nascita di Evan. Guarda, te la devi vedere tu qua, che arriva il bambino. A preoccupare di più Asia però è il pensiero del parto. È terrorizzata dai dolori, ma il suo desiderio è sempre stato quello di fare un parto naturale e far nascere il suo bambino in acqua. La pancia si gonfia. Dopo essersi informata e aver visitato la sala parto, si è convinta che può rinunciare all'epidurale. Quattro mesi sabato. Sempre da qua in avanti. Ormai vicina al termine della gravidanza, un pomeriggio, durante una passeggiata romantica, Asia ha cominciato ad avvertire dei forti dolori. È venuta su una contrazione. I dolori che Asia ha cominciato a sentire nella notte si sono fatti ancora più forti. Accompagnata da Wallace e da mamma Patrizia, è corsa in ospedale. Che cosa? Sì, anche in modo pazzesco. Era notte, erano tipo le 4 e ho cominciato a sentire dolori strani e ho cominciato a prendermi malissimo perché pensavo adesso devo partorire, partorisco qua, Madonna. E ho svegliato Walla. Walla, ti sei calmato un po'? Sì. Tutto un battito di cuore perché siamo arrivati là, cioè le contrazioni c'erano, quindi Asia stava male e io pensavo questo bambino qua nascerà oggi. Siete pronti? Che arriva Eva? Guarda, se ti manda col paese, se ti fracassa una mano, porta pazienza e non svenire. Ti fai vedere Eva che sei una donna coraggiosa. Scusami, bambina. Poi magari che dolori dico quando viene acqua, ne senti meno. Hai visto tu che quando hai fatto la prova in acqua, la differenza anche del tuo corpo, che senti meno il peso, meno mal di schiena, tutte quelle cose lì, no? Vedrai che è una bella esperienza. Vuoi non stare preoccupata di me? Che tutto? In attesa di capire se il travaglio sia davvero iniziato, i dolori non danno tregua ad Asia e lei e Wallace le provano tutte per trovare una soluzione. L'unica cosa che mi alleviava un po' il dolore era stare sulla palla, quella posta per noi donne in gravidanza. Altro non mi calmava niente. Avevo anche una gran fame nonostante soffrivo e infatti stavo mangiando le patatine, però poi è arrivata l'ostetrica che diciamo mi ha sgridato. In questa fase ci vorrebbero degli alimenti un po' più energetici, tipo cioccolato va bene, biscotti, qualcosa che ti dia un po' più di energia a breve termine. Però alla fine le patatine erano buone. Va tutto bene, il monitoraggio è perfetto, il liquido è regolare. Tu come ti senti? Bene, bene. Va un po' meglio? Ti sei rassicurata? Bene. Le contrazioni sono un po' rallentate. Per cui la mandiamo a casa. Se vuoi puoi fare un po' di bagno caldo, se tornano le contrazioni, fare tutto quello che facevi durante tutti i giorni. Ero molto dispiaciuta perché, come si può dire, volevo partorire, cioè ero stanca, ero distrutta. Torna se senti i movimenti che si riducono o se tornano le contrazioni regolari, ok? Dai, forza, Grazie. Grazie. Buona continuazione, in bocca al lupo. Grazie.
Con un po' di delusione, è ora di fare ritorno a casa. Asia e Wallace devono ancora aspettare. Il momento di conoscere il loro Evan non è ancora arrivato. Ma puoi smettere di spingere? Dopo la notte passata in ospedale, Asia ha capito che c'è solo un posto dove si sente sicura, a casa di sua mamma Patrizia. E qui ha deciso di passare gli ultimi giorni prima del parto. Ho fatto la scelta di trasferirci da mia mamma perché diciamo che comunque mia mamma ha avuto 4 figli. Quindi, cioè, mi sentivo più sicura. Asia, come vai a contrazioni però? Contrazioni. Perché non vogliono abbandonare il mio corpo. Asia adesso quando c'ha questi dolori si lamenta. Tesorino mio, fanno male? Quelle che faranno male? No, mamma, no, il ginecologo, quello che mi ha fatto la visita, mi ha detto che quelle che avevo ieri, comunque, quelle erano contrazioni serie, però se non c'è la dilatazione non serve da nulla. Ma io penso che Asia poi, quando veramente sentirà quei dolori forti e si renderà conto che suo figlio sta per nascere, tirerà fuori tutto il coraggio che c'ha lei. E non la senti dura? Si vede che starà per uscire. Magari adesso tra 3, 2, 1 rompi le acque. Sul tuo divano, mamma. No! Il giorno in cui Asia romperà le acque sarà il giorno in cui mi sembrerà di stare ancora sul Tagadà a girare la testa. Sicuramente sarà panico totale da parte mia. Credo che inizierò a correre per tutta la casa urlando. Amo! Io deduco che Nevan asce stanotte. Alle 4 avrai le prime contrazioni forti tu, oggi romperai di acqua stasera, dopo cena. Il parto mi terrorizzerà sempre in sé per sé. Tra poco Asia conoscerà Evan, ma il pensiero di poterlo stringere finalmente tra le braccia si accompagna alla paura di farlo nascere. I dolori che Asia ha iniziato a provare la fanno sentire insicura e spaventata. Ma è solo vivendo fino in fondo la sua paura che troverà il modo per affrontare con coraggio il parto. Asia è arrivata al termine della gravidanza e la sua nuova casa è quasi pronta per accogliere Evan. Stamattina lei, Wallace e Patrizia sono andate a sistemare le ultime cose. Hanno trovato però una brutta sorpresa. Voilà! Secondo me sto calorifero non va. La caldaia non funzionava, c'era un freddo assurdo. Scusa, alza! Ma non si può entrare in una casa è ghiacciata. Mettevi la voce. Sono qua davanti alla caldaia. Tirare la manopola in senso orario, credo. Copertina sul 6. Ok. Ok. Ero lì che gelavo, infatti mi ero seduta ed ero lì che aspettavo che la sistemassero perché stavo gelando. Ero un po' lì a pensare, ma non ci riescono neanche, adesso come facciamo? Ecco, siamo qui davanti. Sì. L'ho messo 30. Poi? Si accende la fiammella? No. Sentite il calorifero, si va? E niente, no, io non mi va la fiammella. Diciamo che in casa però si ghiacciano, quindi. Aspetta un attimo. Poi c'è niente. Bene. È freddo tanto. E voilà. Sì. Fatemi sapere dopo se si scalda qua. Capito? Io scappo perché ho paura di aver lasciato la macchina lì. Ciao, ciao. Ciao, Asia, fammi sapere. Ciao. Dopo 10 ore di travaglio, per Asia è arrivato il momento più difficile. Dovrà superare ogni paura per far nascere Evan.
ora dipende tutto da lei. Allunga bene le gambe allora, allungale bene. Rilassati un po'. Come vuoi metterti? In sala parto c'erano Wella e mamma e per me è stato bello vedere che c'erano le due persone più importanti. Non pensavo fosse così ravvicinato. Cioè? Cioè, nel senso così vicino. E Wella, anche se lo vedevo un po' irrequieto, però mi stava vicino. Dillo a Wella quando hai finito le spinte che ti massaggio. La mamma ogni tanto per scherzare gli diceva ti ha messo incinta lui, quindi entra lui e basta, però alla fine è entrata anche lei, ovviamente scherzava. Ci siamo stati tutti e due presenti nello stesso modo, con lo stesso amore, quindi... Dai con rabbia! No, così no. Dai, prova ancora. Se no, riposi. Dai, dai, fammi fuori. Cosa c'è? Devo spingere. Devi spingere? Però per spingere devi concentrare. Preferisci prendere ancora le maniglie? No, non si spinge così. Punta bene i piedi. Bravo. Allora, la testa è qua, tu senti spingere. Decidi quando spinge forte. Devi avere anche un po' di pausa, capito? Mi sono sentita magari un po' che non ce la potevo fare. Non avevo neanche capito bene come spingere in realtà. Quando spingi, prendi un bel fiato. No, così. No, stai spingendo. No, no, respira. Non è efficace. Perché io spingevo quando arrivava il dolore, la spinta sotto. Invece dovevo aspettare che spingeva il bambino e poi spingere io. Adesso tu quando spingi, Asia, la testa viene in avanti, quando smetti di spingere torna indietro. Su bene, gomiti fuori, tira le maniglie. Dai, insisti, lunga, 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 con rabbia, con rabbia, con rabbia. Vai, vai, adesso. Asia, stai andando bene, vai, dai. Molto bene, molto bene, molto bene. In ospedale sono arrivati anche il papà di Wallace e Cosimo, il papà di Asia. Tutti aspettano con ansia di conoscere Evan. Prima era dilatata di 8 centimetri. Brava. Brava. Cambia fiato. Dai ancora. Brava. Dai. Pensavo comunque che sarei svenuto in qualche momento. Ma tu l'hai visto Giovanni, il tuo Evan? No. Non vuoi vederlo? Vieni qua. Vieni davanti. Dai ancora. Non impressionarmi troppo. No. Poi comunque ho guardato certe cose che non pensavo mai di guardare. Ho visto anche la testa, i pelettini dei capelli. Non vuoi toccare il tuo Evan? Asia, prova. È lì, eh? Sono i suoi capelli. È vero, eh? Sono vicino, mamma. Molto bello. Pensavo di non farcela, però invece sì. Adesso papà, devi tagliare il cordone. Sì, ormai sì. Sì, se no non spengo. Ormai io... Dove? Tanti cordoni. Auguri. Eccoli là, i due coraggiosi della famiglia. Abbracciatevi ancora un po'. Te l'ho detto. Vai, vai, certo, certo. Auguri, papà. Auguri, papà. Auguri, papà. Devi essere lì. Vai, vai, dai, vai, che ti sto aspettando.
Cioè, guarda. Di qua è tutto la mamma. Penso che dobbiamo uscire un po' a qualcuno. Se c'è il caso che tenga anche prima il dolore, come va? La mamma, sì. È la faccia da mamma. All'inizio, appena abbiamo visto il bambino, io in realtà non capivo tanto a chi somigliasse. Lo sguardo ce l'ha di Walla, perché mia mamma mi dice ogni volta che anche a fargli le fotografie ha la faccia di Walla. Continuiamo a tenerlo così, no? Quando poi arriviamo a casa, si abitua a stare così. Bello! Evan assomiglia tanto ad Asia, con un po' di naso mio. Un mischiotto, diciamo. Questa volta è proprio un mischiotto. No, ma aspetta. Aspetta. Lo metto giù. Qui aspettavano che aprivo per mangiarli e quando lo metto là, non li trovi più, Prendi il canolo. Ma mangialo con una mano, lui non è che pesa un canolo in mano. No, ma non voglio sbriciolare lì addosso. Papà, ti puoi togliere il piccolino, metterlo nella colletta? No, lo farei io. No, perché no, deve farlo lui, perché deve imparare, no? Il suo bambino. Ho dovuto prendere coraggio perché non ce la facevo. Io avevo paura di toccarlo, era troppo piccolo. Domani, stasera, cosa tieni? Che non sto tenendo? Non sto tenendo, sono proprio attrappito. Ma è che sta così? Non sto così bene dalle mie braccia. Reggio, non lasciarlo giù, perché poi la mano... Bravissimo, guarda. Lui ha bisogno... Di sicurezza. La testa. Così? No, perché non ha forza nel collo. Prendigliela, devi reggere. Non hai forza nel collo. Tienilo più vicino a te, così, al sicuro. I consigli delle nonne sono sempre preziosi. Asia e Wallace dovranno imparare a farne tesoro, perché prendere confidenza con Evan sarà molto impegnativo. La loro vita da genitori sta per avere inizio. Oggi è il giorno delle dimissioni. Magari se viene anche mia mamma, intanto che mi sistemo, tenere il bambino così. Non posso tenere io. Ho capito, ma piange. Ecco, lei non piange. Evan è un bambino dolce, tenero, però quando invece c'è da piangere, lì è tremendo. Non ce la faccio, perché poi piange, vado in panico. Cosa c'è? Ti ho turbato. I primi giorni da papà si vede proprio che il papà arriverà dopo, i momenti di papà arriveranno dopo, perché in questo momento qua il bambino e la mamma sono una cosa sola. Dopo tieni il bambino. Per Asia è naturale essere protettiva nei confronti di Evan, ma deve anche imparare a fidarsi di Wallace. Prendendole un pochino e gli parli, capito? Sistemare un po' il trucco, basta. Per Asia e Wallace diventare genitori è stata una grandissima gioia. Mi passo la piastra anche io intanto.
Adesso dovranno mantenere tutto il loro entusiasmo per le nuove, grandi prove che li aspettano. È ora di tornare a casa insieme al piccolo Evan. No, 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 no. Adesso che sono usciti dall'ospedale, Asia e Wallace possono tornare a occuparsi della loro nuova casa. Il problema del riscaldamento verrà presto risolto, ma in ogni caso Asia preferisce passare le prime settimane con Evan a casa di nonna Patrizia. No, magari è arrabbiato perché è il figliozzo. Io ho scelto di stare per un breve periodo qui da mia mamma perché comunque lei mi dà una mano e mi aiuta moltissimo col bambino. Poi, ad esempio, cose che io prima non sapevo fare me le ha insegnate lei. Mi sento abbastanza solo in questi giorni qua. Stanotte mi ha fatto sudare 7 camicie. Ad un certo punto sono stata un attimo da mia mamma, no? Tipo verso le 6 del mattino. Lo so. Mi ha detto se mi dava una mano me lo teneva un attimo un'oretta perché stavo... Ma io l'ho tenuto per 3-5 minuti così. Ma... mamma mia. Chi ci crede? Secondo te non me ne sarei accorta? Magari da parte di Walla vorrei che di notte guarda un po' il bambino, che lo fa passeggiare, lo fa addormentare. Infatti per quello chiamo anche mia mamma a volte, che mi dà un po' il cambio perché sennò crollo a pezzi. Bisogno di un'altra mano in più per fare meglio le cose. Lui forse deve capire un pochino questo, però vabbè, capirà. Dammela a me. Sei così? No. No, amore, è stanco, fidati. Sì, ma io voglio tenerla un po'. Dopo te lo do. Dici sempre così. Dico sempre così, cioè, dopo te lo do veramente, però... Aspetta, perché se ha appoggiato la testa sulla mia testa? Dammela a me. Te la do dopo. Quanti minuti? 1:21 e 1:22. Giovanni, vorrei che quando ti chiamo col tuo nome, è grave la cosa. Mi sa che Ivan si è svegliato. Ehi. Mamma mia, quanto pesi, ragazzo. Hai mal di pancia, amore? Restare così a lungo a casa di mamma Patrizia non era nei programmi di Asia e Wallace, ma Asia ancora non si sente pronta per andare a vivere tutti e tre da soli. Ti sei svegliato? Cucciolo, 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 cucciolo. Mentre prende un altro po' di tempo per superare le ultime paure, da qualche giorno lei e Wallace hanno ricevuto una bella notizia. Ma guarda, allora inizia a lavorare. Praticamente, allora, esatto, ho detto a lui che praticamente se voleva poteva imparare a fare l'idraulico. Non so se impara con un'altra persona vicino. O deve fare sicuramente. O deve fare corso. Lo affiancano qualcuno. Così dopo vai anche tu a lavorare. Ci sta magari a fare il corso così mi danno l'esperienza. Io non ho fatto nessun corso, quindi a me tutte ste cose non è che le vedo bene. Secondo me chi vuole andare al lavoro va a lavorare, punto. Senza corsi e non corsi. Tra l'altro c'è di mezzo un bambino, quindi bisogna lavorare. Lavorare. Sono passati 5 mesi da quando è nato Evan e adesso diciamo che è molto più semplice rispetto all'inizio.
In questo momento siamo a cena per la prima volta senza il bambino. Si è fatto 18 anni. È stato un po' complicato, difficile, fatica a tenere il ritmo della notte, però adesso è diverso. Walla è un bravissimo papà, gioca sempre con Eva, non si fanno le coccoline. Evan cresce ogni giorno di più e fa sempre più cose nuove e è bellissimo vederlo. Io poco a poco diventa sempre più grande. La torta, Evan! I suoi discorsi.